Beh, guarda, io qui ho tanti amici, tra cui l'allenatore, dei tifosi che vengono. A me piace venire a giocare qui. Mi piace perché è un campo che ha un'atmosfera ad altri tempi. È bello, è entusiasmante, è una piazza che ha passione. Prima della partita sono venuti i tifosi a salutarmi, dopo ti fischiano, alla fine ti vengono a salutare, tutti, è bello. E mi guardavo con loro, anche loro mi facevano no. Io ho preso un tecnico in tutta la mia vita. Ok, questa sera ho detto adesso mi faccio cacciare perché non è possibile. Onestamente non si può rovinare una partita di pallacanestro così. Il pathos di una partita è la gente che paga i biglietti. Poi vinceva Brindisi lo stesso perché aveva l'inerzia della partita, ma siamo arrivati a meno 5, con un ragazzo che non doveva giocare, senza Moccavero che per noi è. Siamo lì, devi lasciarcela giocare. Tu non puoi fare 15 fischi di quel tipo lì, perché si tratta di 15 fischi, intervallati da due, non si può, tecnici, intenzionali, falli, non si può. Non si può. E a me non piace parlare degli arbitri, perché sennò torniamo alle stelle. Io non sto piangendo, sono ai miei ragazzi, però cosa vado a dirgli nello spogliatoio? Avete giocato male? Non ci avete dato? Avete sbagliato? No, gli dico avete dato tutto, però è brutto dire ragazzi abbiamo avuto due che non ci hanno capito in campo. È questo che è brutto dirlo, ed è la prima volta, io non parlo perché odio le moviole, non si parla degli arbitri, gli arbitri fanno parte del gioco, però onestamente era una bella partita. Io dico se capita i playoff una roba del genere? Ci siamo quasi. Se capita i playoff una roba del genere, o qui o a Latina? Bisognerebbe dirlo alla federazione. Visto e considerare degli arbitri migliori, poi li mandano in Lega 2 appunto. Per me era una bella partita, ditemi se sbaglio. Alla fine era una bella partita. L'eccellenza che il campionato nazionale, detto da tutti, più importante è questo. Per gli italiani. Io e Giovanni ci siamo giocati delle finali di Lega 2. Ok, oggi ci guardavamo dalla panchina. È difficile arbitrare, cioè allenare quando i tuoi giocatori non capiscono cosa possono fare. Perché noi cosa possiamo dirgli? Se un tempo fischiano in un modo, un tempo fischiano nell'altro, cosa fai? È difficile da fare. Comunque, parlando di pallacanestro, a me è una partita che è piaciuta, ribadisco, io giocherei sempre a Brindisi. Mi piace. Non ci ho mai vinto, mannaggia la miseria. Allora venga ancora. Beh, ma non ci vincerò, aspettate. Aspettatemi, me la leggo. I miei ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo avuto una settimana, quelli non sono i soliti discorsi degli allenatori, a me non piace farlo. Complimenti a Brindisi, tosta, quadrata, complimenti. Però io non posso non fare complimenti anche ai miei. Siamo stati tosti, quadrati, abbiamo perso dei palloni, abbiamo avuto dei giocatori non in partita, come non li ha avuti anche Brindisi, chiaramente. Però siamo stati bravi a limitare, a fare delle cose. Sono due settimane che non ci alleniamo, Moccavero è out ancora per due settimane e per noi è fondamentale. Svoboda ha giocato questa sera dopo due settimane di zero allenamenti, aveva provato venerdì, non ce la faceva, stasera ha giocato punturato, come so anche Prelazio, per l'amor di Dio. Chiaramente io ho una squadra più giovane rispetto a giocatori molto esperti come quelli di Brindisi che si è visti nei momenti importanti hanno fatto determinate cose, però abbiamo difeso, abbiamo tenuto una squadra come Brindisi a 68 punti in casa sua. Questa settimana non ci siamo mai allenati, non siamo riusciti a fare l'amichevole. Venerdì ho dovuto sospendere l'allenamento, eravamo in 9, abbiamo dovuto far tiro. Però siamo venuti qui a giocarcela e per me è un bel segnale. Ci siamo anche noi fino alla fine. Poi è chiaro, i primi 4 posti non sono di competenza, però adesso ne abbiamo 2 in casa e se recuperiamo tutti e stiamo bene, secondo me possiamo dar fastidio. 2 belle difese. 2 ottime difese. Ma quando giochiamo noi due forse si divertono solo quelli che amano il gioco, perché si incacchiano tutti perché finiscono sempre 60-70, da Barcellona a Iesi, da Messina, da Capodorlando, o no Gio? E quindi ci dicono che ci piace la difesa, forse è così. Lei si diverte con la difesa? Io mi diverto, perché le squadre che difendono sono quelle che sono squadre, altrimenti non fai fatica. Le squadre farfarelle che fanno solo canestro sono poco squadra, alla prima sconfitta vengono fuori i problemi. Chi fa fatica in difesa vuol dire che ha voglia di faticare, ha voglia di lottare per i compagni. Che campionato hai visto fino adesso? Bello. L'anno scorso è stato monster, nel senso c'erano delle squadre che avevano delle possibilità economiche, Pistoia, Veroli, Brindisi, Osimo, Trapani, che avevano sicuramente degli organici pazzeschi. Quest'anno si è un po' livellato, però secondo me è stato ancora più bello, perché non c'è stato quello strappo a campionato finito come l'anno scorso, si lotta fino all'ultima giornata ed è sicuramente un bel campionato. Non mi piace la regola dei playoff finali, secondo me è assurda, ne parlavamo prima, perché un campionato fino alla fine lo puoi fare a 3, a 5 e poi giocare andata e ritorno, cioè svilisci proprio
la bellezza, il pathos del campionato. E non mi piace, nonostante tutti noi siamo per i giovani, io lo dico sempre, se si potesse mantenere una famiglia a fare il settore giovanile, tornerei domani a fare il settore giovanile, perché mi sento più istruttore che allenatore. Però è inutile che vogliamo far giocare i giovani quando i giovani non ci sono. Nei prossimi anni, questo che vogliono farlo, un campionato Under 23, secondo me non è il modo giusto. Questa è la mia idea, però a noi tecnici non la chiedono mai l'idea, decidono. E allora, sapete che vogliono arrivare a 8, addirittura a 6. Ben vengano i giovani, ma quelli buoni. Se ci sono i giovani buoni, giocano. E il problema è che non ci sono, le società non li costruiscono, non ci sono. Questa è la verità. Se Siena, che è prima in campionato, ha uno dei migliori settori giovanili d'Italia, non ha un suo giocatore che gioca, sono tutti i migliori giovani che vengono da altre società, allora dobbiamo capire che i giovani non è che ce ne siano tanti. E quindi ho paura per questo campionato. Io non l'avevo mai fatto, avevo sempre fatto la Lega 2, ma invece questo campionato è veramente bello. È bello perché è equilibrato, vai a giocare in campi tosti, copre tutta l'Italia, non parli straniero, parli italiano, finalmente, puoi allenare, è bello. Però non mi piace come andrà a finire, a mio modo di vedere. Io non conto niente, però è la mia opinione. Grazie. Grazie a voi.